Porta a termine la richiesta di Marta? Scusa, in che senso porta a termine la richiesta di Marta? Ah, probabilmente è tutto collegato. Costruire quell'acquedotto sembra un lavoro onesto. Concentrati sul pesce. Hai preso questa rapa? Venite a vedere! Carne fresca! Qui solo carne fresca! Ah, posso abbassarlo io? Ah, non pensavo. Ah, è un ascensore! Pensavo fosse tipo un ponte. Esaminavano i bambini. Che il destino dei portatori era deciso alla nascita. E che era spacciato per il bene di tutti. Lo so, ma biasimare un bambino. Essere odiato dai suoi genitori senza avere colpe. Non immaginavamo cosa significasse nascere così. Vero? No. E no. Anche perché lui giustamente... Anche perché lui giustamente era nato nella casa, nella casata del Granduca, quindi non poteva mai e poi mai essere considerato marchiato. E invece adesso... Adesso invece sì. La Damantart! Minchia. Vedi, si di... Oddio! Non pensavo. Stavolta no. Schivato in prima. Vedi, sta attacco non gli funziona perché sbatte nella parte dura e quindi si blocca. Che figata sta cosa. Vedi? Ce lo puoi colpire soltanto nella testa. Sangue nero. Siamo aumentati di livello. Che poi tra l'altro l'esperienza è bassina. Cioè 24, 30, 50 punti. Cioè è un'esperienza bassina. Cioè qual è il livello massimo di... Cioè boh. C
cioè, o dura veramente più di quello che penso, oppure tipo il farming dell'endgame sarà un qualcosa di incredibilmente divertente e lungo. Da un lato è vero, l'hanno reso un po' troppo semplice, minimale, anche il level up. Schivato mentre ero in volo, pazzesco. Quindi la schivata volante io ho fatto, non pensavo si potesse fare. Invece sì, dipende come sei messo, si può fare. Ma ci sono i chocobo? Ma sono come su Final Fantasy XII i chocobo rossi, quelli aggressivi? Cioè i chocobo selvatici che li hanno resi aggressivi? Che li combatti? Vediamo se è come penso io. Vediamo se è la stessa roba. Potrebbe essere fighissimo. Eh sì. Ah no. Solo quell'arcobaleno. Vedi, sì, chocobo selvatico. Oddio, l'hanno fatto come nel 12, che ci sono i chocobo rossi, che sono quelli... Che sono quelli... hanno fatto la stessa identica roba. Però sono aggressivi solo se li attacchi, vero? Ah, quindi forse le creature, vedi? Ok, qua non le hanno fatti esattamente come il 12. Non le hanno fatte esattamente come nel 12, perché nel 12 comunque c'era la tipologia di chocobo che erano proprio aggressivi di base. Invece qui li hanno fatti come creature neutre. Ci sta comunque come ragionamento, perché effettivamente i chocobo non sono cattivi. O comunque non hanno mai avuto questa inclinazione all'essere cattivi. Per cui è giusto, lo posso accettare come ragionamento. Ma allora quindi anche quella specie di cervi erano neutri, però se li attaccavo forse diventavano aggressivi. Oh, un forziere. Vedi, ora mi è venuta la curiosità, dovrei andare a vedere. Ma penso che è così. Cioè, anche quelli, anche i cervi, se li attacchi diventavano tipo aggressivi. Ok,
Mentre invece quell'arcobaleno me lo fa attaccare direttamente. Quell'arcobaleno è proprio cattivo di suo. Ok, in teoria noi abbiamo visto tutti, tranne questa zona. Dobbiamo andare verso questa zona che non l'abbiamo esplorata. Poi dopodiché abbiamo completato la zona. Oh, però vedi, finalmente hanno messo una zona semiaperta, una di quelle che stavo aspettando. Che effettivamente non ne abbiamo viste di queste zone così semiaperte fino a questo momento. Infatti mi stavo preoccupando da un lato, ho detto minchia che è un altro corridoio. Da un lato no, perché nel PAX Est si era visto il deserto, tutta la zona desertica che era praticamente aperta. Quindi, però pensavo, ho detto minchia, ma hanno messo soltanto quella come zona aperta in tutto il gioco? Non penso, cioè sarebbe un poco ridicolo. Sarebbe alquanto ridicolo come roba. Cioè che l'hanno fatta vedere al PAX Est come tipo roba pazzesca e poi... Cioè veramente marketing. Pubblicità truffa. Invece no, fortunatamente ci sono anche altre zone. Allora, lì c'è un bel cornalunghia. Che fai, attacchi? Fanculo. Pensavo di fargli un counter, non ci sono riuscito. Stavolta no. Stavolta no. Counter, godo. Certo, però vedere che un mostro del genere ti dà solo 20 d'esperienza. Poi hanno deciso di riequilibrare l'esperienza un po' troppo, forse. Basta così. Sta giù. Addio. Ok, fortuna che i combattimenti comunque sia sono abbastanza veloci. E direi anche fortunatamente, almeno i mob, questi non ti fanno perdere troppo tempo. A parte quelli, diciamo, un po' più coriacei che ci sta. Tipo i nemici elite, no? Che è giusto che ti facciano perdere un po' più di tempo.
Però ripeto, il combat system non è noioso, cioè anche se tu ti metti a combattere, esplori, vai in giro, a dalla mano non è affatto noioso, cioè tu ti potresti mettere tranquillamente a combattere e ti diverti, perché comunque è molto frenetico, è anche molto, diciamo, tecnico da un certo punto di vista, perché devi cioè hai cooldown delle abilità, cioè ci sono tanti tecnicismi che devi rispettare, che ovviamente nella storia non te ne fai un cazzo, però nella modalità arcade sì, perché nella modalità arcade ci sarà la, diciamo, la premiazione alla Devil May Cry, no? Quindi più sei stiloso e più riuscirai a fare punteggio. Infatti sono curioso di provare la modalità arcade, la proverò sicuramente in questi giorni, se avrò 10 minuti liberi per giocare. Allora, qui non c'è nulla, giusto? No. Buongiorno. Purtroppo l'abbazia non è aperta per la pubblica preghiera. Che Grigor sia con voi. Dio, del prete. Siamo qui per una donazione da parte di Marta. Ah, capisco. Capisco. In tal caso, seguitemi. Vediamo ora a che cosa si riferiva. Io non voglio morire. Per favore, padre, datemi qualcosa per il dolore. Vi prego. Oddio, che so, tipo dei ceppi. La luce si affievolisce. Non voglio morire qui da solo. Va tutto bene. Ci sono io. Queste persone chi sono? I portatori di Marta. Ha deciso di affidarli all'attenzione delle mie cure, affinché alleviassi la loro sofferenza. Naturalmente per quello che riesco a fare. Per il poco tempo che hanno davanti a sé. Vedi, sono tipo cristallizzati? Tipo pietrificati sembrano. Più cristallizzati in realtà. Sono maledetti. Tutti. Ecco, vedi, sono maledetti. Come ogni altro portatore costretto a utilizzare il suo dono. Tutte le volte che attingono all'etere, il loro corpo si pietrifica, finché non resta soltanto roccia e dolore. E poi vengono gettati via. Non c'è assolutamente nulla che io o Marta possiamo fare per cambiare le cose. Ma almeno possiamo cercare di rendere le loro unioni più gradevoli. Abbi fede, figlio mio, troverai la via della rinascita e proverai anche tu la gioia che in vita non hai avuto. Grazie, padre. Buonasera, buonasera. Grazie per il follow, benvenuti. Vi porgo i miei più sentiti ringraziamenti per le medicine che avete gentilmente portato. I loro ultimi momenti saranno momenti di pace.
Se doveste rivedere Martha, ditele per favore che altri due ci hanno lasciato. Ecco qual è il prezzo che pagano i portatori nell'utilizzare la magia senza i cristalli. Ecco perché i portatori sono marchiati. Dobbiamo tornare al rifugio di Martha. Perché loro più utilizzano il loro potere. Andiamo. E più si cristallizzano, più diventano cristallo praticamente. Vabbè, qui possiamo tornare in fretta. Ok, questo è molto interessante in realtà. Costruire quell'acquedotto. Ah, siete tornati. Grazie per esservene occupati. L'abate ha un messaggio per te. Ne sono morti altri due. Capisco. Venite di sopra. Quindi, ora sapete, eh? Ho visto molti portatori morire sul campo di battaglia. Ma mai così. E questo solo perché sono nati diversi. I potenti non possono strappargli il loro dono, quindi li privano della loro umanità. Oh, molti compatiscono i poveri portatori, ma finché ce ne stiamo tranquilli, a piangere per chi ci porta sulle proprie spalle, non cambieremo nulla. E così hai votato il tuo potere a Sid. Il poco che ho. Uso i profitti di questo luogo per comprare quei poveracci. Quindi quando l'abate ci ha detto che i portatori sono tuoi? Sì. Sono mie proprietà, almeno per legge. Cioè, vedi, li compra per salvarli. Non raggiunge prezzi oltre la mia portata. Posso solo occuparmi di chi non è più curabile. Anzi, magnanimo. Ma ci sono anche buone notizie. Bernard ha finito di riparare il ponte. Potete proseguire per Pozza Orientale. Avete delle domande che cercano risposta, vero? Beh, buona fortuna. Grazie, Martha. Cioè, lei praticamente compra quelli quasi morti alla fine. Sid e io abbiamo altri amici a Rosaria. Indossate questa e sapranno che siete dei nostri. È citato il Ciocobo Dormiente da Martha, sigillo. E sappiate che sarete sempre i benvenuti qui. Però vedi... Avevi ragione, Sid. Sono davvero loro. Lord Rosfield e Lady Warwick sono tornati. Che possano restare a lungo. Ah, però li ha riconosciuti. E non gli ha detto niente. Che Lord Rosfield, li ha conosciuti. Li ha riconosciuti. Usato per creazione. Ecco, questo invece può essere venduto, ok. Ha riconosciuto anche Jill, tra l'altro. Jill Warwick. Sid? Che ci fa qua, Sid? Sid. Ah, Clive. Anche lui si sta cristallizzando. Guardalo. Direi di sì. Con un migliaio di piccoli fulmini. Non li scaglio più come una volta. Considerala una medaglia al mio lungo servizio e alla mia pessima condotta. Infatti ho usato il cristallo per accendersi il sigaro. Ma non sei qui per confrontare le ferite di guerra. Esatto. Grazie, Sid, per tutto quanto. Se volete andarvene, la scelta è vostra. Vivrete sicuramente una lunga e felice vita insieme se starete lontani da me. Sid! Ah.
Io conoscevo una ragazza, schiava del suo fato, come voi. Volevo salvarla. Per un po' ho creduto di riuscirci, ma credere in qualcosa non lo rende vero. Sid. Più che un salvatore, sono un vecchio presuntuoso. Dico alle persone di forgiare il proprio futuro, ma invece di dargli il martello, lo uso per colpirle. E se nessuno vuole ascoltare quello che hai da dire, tanto vale tenere la bocca chiusa. Ma Clive, ti dirò questo. Non sei un mostro. Sei la stessa persona di sempre. Accettalo e potresti sfuggire al tuo fato. Il mio fato? Lui sa qualcosa, secondo me. Hai avuto una vita difficile. E dubito che diventerà più facile. Forse non sarai in grado di salvare altri. Ma almeno puoi tentare di salvare te stesso. Ci proverò. Jill. Non ti conosco abbastanza, ma confido che ti prenderai cura di lui. Ah, quindi si stanno separando, sì, con Sid. Lo farò. Cioè, per ora almeno. Hai finito lì? Sì. Bene, allora torniamo. Meglio non far aspettare Nan. Addio. Secondo me ci sono molti riferimenti al fatto che lui, essendo Ifrit, è l'incarnazione del caos. Quindi, vedi, puoi salvare te stesso. Sid gliel'ha detto esplicitamente. Puoi salvare te stesso. Il viaggio continua. Una nuova missione disponibile nelle vicinanze. Side quest? Siete mie, subito. Devo trovarlo prima. Non posso parlare. Oh, ma tu sei Clive, vero? Marta mi ha detto di te. Dice che sei un mostro con quella spada. Sembri essere di fretta. Dove vai? Non lontano, spero. Ma non ho tempo da perdere. Potrebbe costare la vita a un uomo. Pare una cosa seria. Che è successo? Più che altro, che cosa potrebbe succedere? Hanno scoperto che è un portatore. E adesso uno dei suoi ex amici, nonché vicini, vuole che venga portato via in catene. Dov'è il portatore? Non è così stupido da aspettare gli imperiali. È partito subito, lasciandosi tutto alle spalle. Ma presto lo inseguiranno. Devo trovarlo e portarlo al sicuro, in fretta. Ecco, se tu hai tempo e voglia, una mano non sarebbe male. Mi aiuti a trovarlo? Ma certo. Tra portatori dobbiamo aiutarci l'un l'altro. Grazie, Clive. Con il tuo aiuto potremo... Però vedi, lo chiamano per nome. Quindi lei già ha detto che lui è Clive. E che però non gli ha detto forse... Non gli ha detto che è Rosfield. Non prenderete quel bastardo rimanendo fermi come degli idioti. Quell'urido verme mi ha ingannato. Ha finto di essere uno di noi e per tutto il tempo era uno di loro. Catturiamolo e consegniamolo agli imperiali. Impiccarlo sarebbe troppo poco. Beh, sbrigatevi. Se scappa sarete voi a finire col cappio al collo. D'accordo, Ronald. Ce ne stavamo andando. Ehi, questo vuole aiutarci. Lo stavo aggiornando. Mandare un portatore a cercarne un altro? Assolutamente no. E va bene, troverò io il bastardo. Oh, andiamo, Ron. Guarda che è pericoloso. E se poi ti dovesse capitare qualcosa? Se vuoi un lavoro fatto bene, non mandi un portatore. Clive, ci potrebbe volere un po'. Inizia a cercare il nostro uomo. Io ti raggiungo una volta tranquillizzato Ronald.
Norreis è stato visto dirigersi al portale dei decaduti. Potresti chiedere se chi è da quelle parti sa qualcosa. Dobbiamo trovarlo. Non dobbiamo farcelo sfuggire. E almeno qua le missioni sembrano avere anche una lore più interessante rispetto alle classiche missioni. È facile individuare un portatore. Tuttavia mi chiedo cosa intendesse con ingannato. Ehi, tu sei il portatore che lavora per Marta, vero? Puoi darmi una mano? Che sfortuna, mi è caduto il cristallo da una collina finendo nella maledetta palude. Non sono abile come te e mi occorre quel frammento per congelare il pesce che devo portare al mercato. È solo una breve discesa, sarai ricompensato. Non ti prometto niente. Così facile, eh? Mi sembra strano. Almeno potrei aver dimenticato una cosa sul cristallo. Una creatura forse lo ha reclamato. Ah, ecco. Reclamato? D'accordo, mangiato, ma ho detto forse, non è sicuro. C'erano parecchi granchi di palude. Che creature infami. A quanto pare dovrò rompere qualche guscio. Non preoccuparti, non ce n'erano poi così tanti. Guarda, sarà una passeggiata e la scala si trova là. Beh, di qua almeno diciamo le missioni telecamuffano un po' meglio rispetto ad altri giochi dove non ti danno contesto, non ti danno lore, non ti danno niente. Cioè ti dicono porta questo qua, fai questo qua, porta tizio X, fai questo, fai quello. Qua invece vedi ti dicono anche magari io utilizzavo il cristallo per fare la cacca di colore fucsia, tipo una minchia del genere. Cioè anche una minchiata qualsiasi, proprio l'impegno nel dirti che almeno... Deve essere questo. Non serve perdere più tempo del dovuto qua giù. Cioè almeno me le danno, me la danno un po' di lore sulla missione. Vabbè, sicuramente ci saranno quelle là dove ti dicono to fai questo, fai quello. Però qui sono camuffate meglio. Almeno l'impegno di trovare la scusa nel darmi queste missioncine. Quindi, questo è già l'apprezzo sta cosa. Cioè è un escamotage che apprezzo comunque. Vabbè Angel, ora domani, dopodomani l'avrà finito. Quello è una macchinetta. Ah, vedi che bellino. E giustamente le persone normali utilizzando il cristallo un po' sotto il sole, i miei non si cristallizzano come portatori. Attento la prossima volta. Ecco perché i portatori vengono trattati come oggetti. Non ha senso gettare le reti al mattino se non ho un cristallo per portare il pesce in città. Un tempo gli onesti contribuenti ne ottenevano di nuovi quando volevano. Ora non più, neanche in cambio di soldi. I cristalli scarseggiano e l'impero stringe i cordoni della borsa sempre di più. Se perdo ancora il mio cristallo, tanto vale abbandonare le reti e iniziare a mendicare. Perché giustamente loro gli hanno tolto i portatori, che erano praticamente i portatori sono l'alternativa ai cristalli, perché giustamente i cristalli li possono usare tutti e ognuno giustamente lo utilizza come meglio crede. Mentre i portatori invece sono dei veri e propri schiavi. Oddio, lì c'è un oggetto che ha respawnato, mi sa. Per caso conosci un uomo di nome Norreis? Sì, lo conosco. È corso via da quella parte poco tempo fa. Sembrava avere una gran fretta. E per qualche motivo aveva con sé una lanterna. Non pensavo fosse un tipo da passeggiate notturne. Allora andava verso le paludi. D'accordo, grazie. Allora io da qua in teoria dovrei poter scendere, giusto? Questo ultimo periodo non fai...
brava. È uno dei nostri marchiati. Questa è la stessa cosa che ho pensato io. Ho detto, scusa, ma tu... Cioè, quando ho iniziato a giocare la demo, ho detto, ma scusami, loro che possono utilizzare la magia, perché non si sono ribellati contro chi effettivamente li voleva soltanto sfruttare? Le motivazioni potevano essere semplici. Il fatto che comunque loro potessero utilizzare la magia non gli permetteva magari di essere abile nell'utilizzarlo, comunque avere un controllo nell'utilizzo della magia. Quindi potevano anche essere sopraffatti dalla magia. Ora invece si scopre che se la utilizzano sicuramente quella spesso che e volentieri si cristallizzano, quindi devono fare attenzione a come la utilizzano. Quindi è un po' più, è più contorta del previsto. Chissà se è stato Norris. Norris, presumo. Lasciami stare. Non ti hanno mai marchiato. Ecco come ti sei nascosto. Ti manda Ronald, vero? A izzare un cane imperiale contro il suo migliore amico. E quando mancava così poco, non dimenticherò mai l'odio nei suoi occhi. Ma non ha più importanza. Non diventerò uno schiavo. Sei un portatore anche tu, ti prego. Non farlo. Sai cosa fanno a quelli come noi? Non mi manda Ronald, ma uno degli uomini di Marta. Voleva assicurarsi che stessi bene. Io non capisco. Marta accoglie i portatori. È un'amica. Puoi fidarti di lei. Credimi. Non lo sapevo. Non che la cosa mi sorprenda. Ha un cuore buono, più di tanti altri. Resta qui e non farti vedere. Presto sarai tra facce amiche. Grazie. Pochi sarebbero stati tanto gentili. Ed... scusa. Non sei un cane imperiale. Tutt'altro. Beh... ho detto di peggio. Ho trovato una lanterna laggiù. Immagino sia tua. Grazie. L'ho persa quando mi hanno attaccato. Ma... a dire il vero, non ne sentivo tanto la mancanza. Sai, me l'aveva data Ron. Va bene. La terrò io. Forse posso usarla per mettere fine alla ricerca degli imperiali prima ancora che inizi. Un portatore senza marchio. Vivere libero per così tanti anni. Per poi essere tradito da un amico. Certo, Ed, effettivamente non è stato mai marchiato. Cioè, è riuscito a sfuggire al marchio. Ma la domanda è come? Forse perché ha sviluppato i poteri tardi e quindi non hanno avuto modo di poterlo... Perché solitamente i bambini li riconoscono. Eccoti qui, Clive. Come procede la ricerca? Beh, marchiato. Non hai ancora trovato il bastardo? Solo quel che ne rimane. Un corpo fatto a pezzi dai mostri. E questo? Fammi vedere. No. Impossibile. Possiamo considerare chiusa la faccenda, quindi? O vuoi vedere un cadavere? No. Cioè, non mi servono le ossa di un portatore. È morto. Chiudiamola qui. Avrei preferito che chi di dovere avesse fatto il suo trovandolo prima. Lasciare che un portatore giri senza marchio non è giusto per niente. Nessuno mi prenderà più sul serio. Guardate l'amico dei portatori, diranno. Sarò lo zimbello di tutti. È vero, Clive. Norris è davvero... è vivo. Lo troverai in una capanna nelle paludi. Ti sta aspettando. Oh, che astuzia. Comunque è stato figo giusta. Da un lato poter scegliere. Grazie. Come agire, però. Non è molto, lo so, ma ti prego di accettare. Magari consegnarlo oppure effettivamente salvarlo. Potevano aggiungerla, secondo me, questa cosa. Tipo darti la possibilità di scegliere.
Boh, non lo so. Allora, cenere magica, va bene, questo è tutto per la creazione. Ok, non mi interessa più di tanto. Ok, ci siamo. Finite le side quest, ma aspetta, a me sto punto mi sta avvenendo... mi sta avvenendo un piccolo dubbio. Oddio, qua ci sono altre missioni? Bestia contro bestia. Allora, qui altre missioni non ce n'è. Al rifugio? Ok, non ci sono aggiornamenti di nessun tipo, quindi va bene. Dov'è questa missione? Ah, qua sotto, eccola. Ok. Ho sentito che i dazi aumenteranno. Il ponte è riparato. Non temere per le assi. Ho usato del buon legno. È delle bestie dall'altra parte che devi preoccuparti. Oddio, molto precario però questa riparazione con delle graffette enormi, tipo. Con delle super graffette. La piaga è più diffusa a sud. E questo spinge altri mostri a migrare. Temo li incontreremo lungo la strada. Allora è meglio tenere gli occhi aperti. Allora lì è pieno di vedova triste. No, cucciola. Non essere triste. Ci sono io per te. Ok, qua abbiamo preso tutto. Le tasse aumentano anche qui. I dazi aumentano anche qui, è vero, è molto realistico questo gioco. Eh sì, vedi, anche queste... Ah, vedi, le antilopi. Vedi, le antilopi, sì. Sono neutre, però se le attacchi te le fanno ammazzare. Ok, vabbè, allora è come i Chocobo, avevo ragione. Vabbè, ci sta. Preso. Basta così. Basta così. Oh, lì c'è un'altra Davantart. Però prima prendiamo l'oggettino. Whoop. Vai, counter? No. Vai, counter? No. Merda. Yeah.
Siamo quasi level up. Manca pochino per un altro level upino. Va bene, qui mi sa che abbiamo visto quasi tutto praticamente. Quindi possiamo andare avanti a vedere sta side quest. Eccolo. Oh. Eccolo qua. Oddio, sento rumori strani. Ehi tu, vieni qui. Che c'è? Scusami, la tua spada sarebbe utile. La solita iella, un marchiato. Non ho tempo di contrattare con il tuo padrone. Aspetta. Hai con te il Ciocomo Dormiente? Sei un amico di Marta? Bene, non mi biasimerà se ti sfrutto un po', perché si tratta di lupi. Abbiamo cercato di occuparcene da soli. Abbiamo piazzato un'esca per sorprenderli e poi massacrarli. Ma non ci aspettavamo che il branco fosse così grosso. Immagino li abbia spinti la piaga. Sono andati in cerca di pascoli più verdi. Speravamo che a pancia vuota fossero prede facili, ma la cosa li ha resi solo più feroci. Marta non è una stupida. Avrà visto qualcosa in te. Per favore, elimini i lupi. Va bene. D'accordo. Quei lupi devono essere una minaccia per tutti. Sì, è proprio quello che intendevo. Io scommetto che quei bastardi sono ancora laggiù a finire quell'esca. Quando li avrai eliminati tutti, va a parlare con il mio amico al ponte. Il suo nome è Bryce. Fagli sapere che potrà attraversarlo. Bene, va allora. Uccidi le bestie attirate dall'esca. Ah, vedi, eccole là. Lupo affamato, queste sono nuove. Devo trovare questo Bryce e dirgli che la strada è sicura. Ah, si trova là sotto. Ok, buono, è per strada. Allora, qui andiamo a destra prima e poi a sinistra. Oddio, c'è un mega troll. Godo. Il minotauro in realtà. Però prima ammazziamo qua le vespe. Ah, assassino. Sta giù. È finita. Vuoto! Vai, attacca. Merda, mi ha preso. Dai, dai che ti countero. Vuoto! Bastardo. Che schivo sempre con un attimo in ritardo per paura di perdere l'animazione, vedi? Cioè la schivata e il counter te li hanno resi non facili ma neanche difficili. Cioè devi avere il giusto tempismo però...
devi saperlo bilanciare, perché sennò... Madonna, non vedo l'ora di avere i Perry. Là mi divertirò un casino. Il mio vero divertimento sarà con i Perry. Con Titano e i Perry. Ci divertiamo. Madonna, quanto ci divertiamo. Ehi, vieni qua, attaccami. Minchia, da dove ci tondo? Devo fare il giro, affanculo. Cioè, veramente devo fare il giro per venire ad ammazzare. Io lo faccio il giro, eh. Ti pare che mi spavento? Io lo faccio il giro. Qui ti vengo. Oddio. Ma cos'è, un teleport? Ah, come quello al rifugio. Sì. Ah no, questa è la... Non sembra funzionare. Ah ok, non sembra funzionare. Va bene. Ehi. Non mi tratterrò. Vai Torgal, fagli vedere quanto è profonda la tana del bianconiglio. Ah, io ho fatto il counter, quello con l'attacco contro attacco. Altro è difficilissimo da fare se lo vuoi fare realmente. Difficilissimo. Geto. Cos'era del falco? Oddio, era un accessorio però. Aumenta dell'8% i danni delle combo aeree. Nah, tanto per ora non le uso le combo aeree. Appena avrò la skill giusta che mi permette di fare tipo il tornado in aria e fare tipo un uppercut alla Nier Automata, poi, anzi alla Replicant, poi ne riparliamo. Che quello potrebbe essere interessante, fare uppercut, buttarli giù e fare l'affondo a terra, che era la stessa tecnica che utilizzavo su Nier per eliminare subito i nemici. Ok. Lì c'è qualcosa? Sì. Moneta goblin, vabbè. Ah, moneta goblin addirittura. E questa mi sa che si può vendere per oggetti, giusto? No, questi sono i sigilli. Sì, vedi, preziosa, può essere venuta per ottenere kill. Ok. Può essere venduta per ottenere Jill. Mm. Interessante la mia Jill. Eccolo qua. Mi chiedo quanto durerà quell'esca. Tu sei Bryce? Perché vuoi saperlo, portatore? Il tuo amico mi ha chiesto di eliminare i lupi. Quindi li ho tolti di mezzo. Vorresti dirmi che un portatore ha ucciso un intero branco? Sì. Beh, se non l'avessi fatto, non saresti da questa parte del ponte. Diamine, sei proprio un tipo tosto. Ah, Frederick! Furbacchione! Io non avrei mai pensato di aizzare bestia contro bestia. Ci hai servito davvero bene. Porgi i nostri ringraziamenti al tuo padrone.
Ecco la missione perché si chiama bestia contro bestia. Perché io, essendo marchiato, sono una bestia. Quindi contro le altre bestie. Beh, non fa una piega. Bello, ottimo. Felice di aver servito. I mulini. È Pozza Orientale. Ah, sprecato. Ma abbiamo altri punti abilità? Vedi, altri 1300. Vai, potenziamo ancora. Questa è padroneggiata. Ah, ecco, vedi, ce l'ho la... È vero, acrobazia crudele. Che in realtà mi fa... Mi fa il montante per andare in aria. E questa sarebbe in realtà molto più utile rispetto alla lacerazione. È vero che la lacerazione stordisce di più. Però questa mi aiuterebbe a fare le combo aeree. Minchia, le combo aeree potrebbero iniziare a diventare interessanti. Vabbè, però la lasciamo così. Da piccolo sono venuto qui con Lord Murdoch. Rosaria sembrava molto diversa all'epoca. Murdoch, bei tempi, vero? Quando Murdoch era ancora vivo. Murdoch. Ah, forse 10 pelli insanguinate. Di qua non ci possiamo andare. Niente, ok. Non credo che ci sia altro, no. Quanta calma. Sì. Voi siete Clive Rosfield. Oh oh. Sono io, Anna. La Lady Murdoch. Lady Anna. Oh, me lo sentivo. Non siete cambiati affatto. Ma lei non è invecchiata nulla. Lord Marchese e Jill. È un vero piacere rivedervi. Anche per noi è un piacere, Lady Anna. Se avete tempo, dovete venire a trovarmi a casa. Non ho molto da offrirvi, ma lo condividerò volentieri. Sarebbe un onore. Perché Murdoch ovviamente è morto in tutto il casino che c'è stato. Avete vagato per il mondo da allora. Capisco fuggire da quei bruti dei sangue ferreo, ma dover affrontare il mondo così giovani. Non è stato facile,
siamo sopravvissuti e... E ora siamo qui. È magnifico vederti sana e salva, Lady Anna. Okay. Pensi di restare a Pozza Orientale? Rosalith gode della benedizione del cristallo madre, non è vero? Potresti trasferirti. Questa casa contiene molti ricordi. Fino a quando potrò vivere in pace, resterò qui. Non che abbia scelta. La capitale è chiusa ai civili, ordini della duchessa. O dovrei dire Sua Maestà Imperiale. Le nozze tra Annabella e l'imperatore di Sunbreak hanno portato molti cambiamenti. Sì, immagino. Oh, scusate, non volevo. Tranquilla, non dovete scusarvi. Mia madre non farebbe un'eccezione per voi e vostro marito. Di certo non potrà rifiutare il Lord Comandante. Ah, non lo sapete. Rodney è morto la notte dell'incendio. Non è tornato da Porta Fenice. Esatto. Perché è stato investito dalle fiamme della Fenice. Mi dispiace. Cioè, oddio. Sì, le fiamme del combattimento più che altro. Povero ragazzo. Siete pallido. Il viaggio deve avervi stremato. No, si sente una merda. Credo dobbiate riposare. Parleremo più tardi. Giustamente, non solo ha ucciso suo fratello, ma ha addirittura sterminato praticamente tutti quelli che c'erano lì attorno. Anche Sir Wade, tutti quanti, anche gli altri cavalieri. E Murdoch, poverino. Sei sicuro di non voler dormire dentro? Non posso. Non dopo ciò che ho fatto. Lady Anna ha detto che domattina ti preparerà un cambio di vestiti. Oh, attenzione. È stata davvero gentile. Quindi cambiamo abiti? Cambio look? Tredici anni di uccisioni. 13 anni senza un briciolo di speranza. Ho resistito soltanto per Joshua. Ho giurato che avrei vendicato la sua morte. Che avrei ucciso il suo assassino. Era l'unica cosa che dava un senso alla mia vita. Ma se sono stato io a uccidere Joshua e Murdoch e tutti gli altri, allora perché sono ancora vivo? Mi chiedo lo stesso di me. Ho ucciso centinaia di persone, tutti quei cadaveri, quelle vite spezzate prematuramente. Quel giorno in Dalmechia, io volevo raggiungerli, volevo che tutto finisse. Non potevo sopportarlo. Se quello era vivere, allora meglio essere un altro cadavere. Mi spiace. Ricordi quella notte sul terrazzo? Guardavamo la luna. Ho rivolto una preghiera a Metia ed è stata esaudita.
Sei tornato da me. Il cielo deve avere un piano per noi. Ti prego, bacialo. Cazzo. Dovremmo riposare. Già. Però si sono avvicinati. Clive. Si sono avvicinati. Eh sì, eh sì. Sta scoccando l'amore.